Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sono 8 mesi dal nostro viaggio in Islanda e solo adesso trovo un attimo di tempo per dedicarmi al video che volevo realizzare. Volevo realizzare il vlog come facevo in quel periodo, ma mi sono accorto che non ho seguito il mio solito schema e le riprese video, diciamo, non sono un granché. Il lavoro, però, lavoro tra virgolette, l'ho fatto di fare tutte queste riprese e quindi ho deciso di fare lo stesso un piccolo montaggio per farvi vedere quanto può essere difficile fare un viaggio in una terra così sperduta, lontana, fredda. Ho deciso di dividere il video in vlog giornalieri perché siamo stati lì dal 1 febbraio al 9 febbraio e farò degli insert perché mi sono accorto di aver perso il filo delle registrazioni video e vi vorrei spiegare alcune cose simpatiche che sono successe. Partiamo! Ecco, sta cosa che avete appena visto praticamente non si capisce che cos'è, però ci siamo accorti di non avere acqua sul treno e quindi sono sceso al volo prima che il treno ripartisse, non mi ricordo dove eravamo fermi. Se mi dai una maniglia poi parlo. Siamo arrivati a Roma Termini. C'è Luca che è già disintegrato dal viaggio. Ciao, io faccio il vlog. Il modellismo mi persegue. Ti volevo porre una domanda, visto il discorso che stava facendo Andrea. Che bel ritratto che ti sto facendo. Hai visto? Nove e sei, preciso. Questa cosa che avete appena visto, questa cosa nella carta stagnola, praticamente erano 400 grammi di cioccolata imbustata da Pierpaolo, dall'altro Pierpaolo, che abbiamo pesato perché dovevamo dividere un po' più equamente il peso nelle valigie. Noi ci teniamo a non superare i 10 kg per i bagagli a mano, anche perché poi ci portiamo dietro l'attrezzatura fotografica, gli zaini preferiamo averli nelle cappelliere piuttosto che nella stiva, infatti. Vabbè, poi vedrete nell'ultimo giorno, forse se ho registrato il filmato, se no ve lo dovrò raccontare. Insomma, sta cosa di queste quattro barrette di cioccolata incartate nella carta stagnola sono finite nel mio bagaglio a mano e ai controlli quando siamo scesi da Fiumicino, no, quando abbiamo preso l'aereo da Londra, per Reykjavik.
Ai controlli mi hanno fermato sostanzialmente dopo che il bagaglio è uscito. Avevano tutti paura di aprire la borsa e il mio trolley perché non si spiegavano che cosa ci fosse. Mi chiedevano che cosa porti, che cosa non porti. Poi hanno iniziato ad aprire tutto quanto e hanno trovato sta cosa di carta stagnola. E mi dicevano che cos'è questa? Io neanche mi ricordavo di averla messa nel mio trolley. Al che aprono la carta stagnola e trovano la cioccolata. E lì tutti stupiti mi dicevano: ma perché hai messo la cioccolata in inglese nella carta stagnola? E io ovviamente cadevo dalle nuvole perché non l'avevo fatta io. E comunque una risposta plausibile per nessun motivo in particolare. E quindi gli dicevo: se volete la potete buttare, cioè non mi serve. E questi inglesi un po' impauriti perché hanno visto sto quadratino di metallo con i fili dei caricabatterie che ci finivano di sopra, quindi avevano pensato fosse una bomba. E abbiamo, insomma, è stato divertente. Ancora adesso ci rido, è che è una delle poche volte in cui rido. Bene, questo è quanto. Questo qua, che sono due agitatori seriali, ci hanno messo un'agitazione di quelle incredibili. Quello là non lo vedo. Questo qua non lo vedo. No, vedo un signore che non è. Quello là sono gli agitatori seriali. Mi hanno talmente agitato che sono dovuto andare in bagno ad evacuare, diciamo, degli umori. Degli umori inconsistenti, per così dire. Ciao, sono due di questi. 40? No, fammi lo sconto, dai. Mi dispiace. E perché sono solo 8 ore di 8, no, ancora siamo partiti alle 8 di stamattina, sono le 8 di sera, sono solo 12 ore di viaggio. L'unica cosa che stiamo soffrendo è il caldo incessante che ci accompagna negli aeroporti, nelle stazioni. Perché c'è tutto questo caldo? Non si potrebbe stare un po' più freschi? Che ne pensa lei? Si potrebbe. Noi ci siamo comprati questo bel cuscinetto gonfiabile che pillow. Un pillow che Andrea ha già gonfiato. Com'è? Sto testando, scomodissimo, però secondo me poi quando ti poggi avrà un suo perché. Secondo me sì. Questo pillow non è comodissimo, devo dire. Trovo il mio. Volevo dire che è in tinta con la scritta della tua. L'ho fatto un po', l'ho comprato volutamente. Volevo solo farvi notare la compostezza di questa fila che si è appena formata dopo che hanno aperto il gate, e si vede che non siamo alla mezza, sono tutti calmi e rilassati ed erano seduti fino a 3 secondi fa, signora.